Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi facciamo un video, diciamo un test su questi apparecchietti, diciamo cinesi, che questi prova tutto. Praticamente, eccoli qua, ce n'ho un sacco perché costano poco, ogni tanto ne compro qualcuno. L'ultimo arrivato è questo qui, che è carino, ma poi vedrete nel video. Che essere carino non vuol dire anche funzionare perfettamente. Comunque facciamo il test su questi e vediamo quali componenti andranno a misurare, quali riusciranno a misurare veramente e se alla fine conviene comprare questi apparecchi oppure sono soldi buttati via. Costano poco e sicché un aiuto magari lo danno. L'unica cosa, stiamoci attenti perché come vedete nel video si rischia degli errori, sicché come al solito guardate il video e vedete cosa combino in questo video. Allora, buongiorno, facciamo diciamo questo esperimento. Proviamo questi prova tutto cinesi e vediamo fino a che punto sono affidabili e per cosa sono affidabili, se per la semplice magari riparazione o se per delle misure più precise. Tutto mi è venuto in mente quando ho acquistato questo qui, che è bellino a vedersi, è molto bellino, è accattivante proprio. E ho detto, ma lo prendo, tanto è tutta roba che costa poco. E mi è venuto in mente, facendo un paio di test, che magari si poteva testare insieme con altri. Che sono questi qui due per esempio, ma ne ho altri perché ci faccio quasi la collezione. Costano talmente poco che ogni tanto se ne vedo uno nuovo lo prendo. Paragonandoli a degli strumenti diciamo più seri, tipo che ne so, un multimetro a 6 cifre, l'SDM 3065 della Siglent o un ponte di misura LCR un pochino più serio. Vediamo se il funzionamento dei vari pezzi in maniera che facendo diverse prove vediamo che precisione possano avere e se possono andare bene per gli scopi di uso comune senza dover prendere delle misure eccezionali. Allora, ora sposto un attimino queste e vi presento un attimino questo qui nuovo che ho preso. Ovviamente no, la ditta a me non mi dà niente, che sia chiaro, è una cosa che faccio io. L'ho preso perché, diciamo, ripeto, era accattivante, ci danno il suo manualetto che è metà in lingua inglese e metà in cinese, sicché so che voi lo leggerete sicuramente in cinese come lo leggo io. E diciamo c'ha di bellino che questa parte qui viene via, si può sostituire con questa per fare le misure dei componenti SMD direttamente. L'ho messo al contrario. Ah, la vecchiaia, un brutto male. Con i componenti SMD appoggiandoli direttamente qui sopra e spingendoli magari con una pinzettina. Ora non vi farò un paio di componenti SMD, si possono anche misurare, però più che altro volevo fare le prove con le altre cose. Facciamo una cosa, vediamo un po'. Passiamo qua, ora inquadro un pochino meglio e facciamo un paio di misure con un paio di componenti SMD. Praticamente se li trovo, vediamo, sono piccoli, io non ci vedo più, sicché vanno trovati. Vi faccio vedere, poi si testa, diciamo, la precisione con altre cose, questi qui si fa solo per farveli vedere. Allora, si accende un attimino l'apparecchio. Poi si appoggia di solito il componente SMD in un punto. Se vi passo davanti con le mani, scusatemi. Si preme un attimino perché stia lì e ne si dà la via. Se il componente è pulito, se la basettina sotto è pulita,
Ecco, questa è una resistenza da 52 ohm, segna lui. In realtà è una resistenza da 51 ohm all'1%, però l'abbiamo visto che la segna. Ora ce ne mettiamo un'altra. Ecco, l'ho persa. Ce ne mettiamo un'altra, facciamo la prova di quest'altra, dopo passiamo a misure un attimino, non dico più serie, a misure diverse. Questo mi si è appiccicato alle pinzette. Allora, diamola via, ci mette un po'. Questa è una resistenza da 83, dice lui, 7. Anche questa in realtà è una resistenza da 82 ohm. E poi vediamo questo condensatore qui. Dovrebbe essere, se non mi sbaglio, da 100.000. 100.000 picofarad. Ecco, non lo sto toccando bene. Ritento. Vabbè, non lo sto toccando bene. Proviamo a girarlo. Questa è la noia dei componenti SMD, ovviamente. Ora, se anche questa misura non me la prende, lo mandiamo a sparge e lasciamo perdere. Diciamo il condensatore lo lasciamo perdere. Oh, ce l'ha fatta, l'ha misurato. È un condensatore, no, non era da 100.000, è un condensatore da 29 picofarad. Siccome non si legge, non lo sappiamo. Allora, le ripongo via questi componenti qui e farei intanto una misura sempre di questo qui, vi farei vedere cosa va a misurare e poi passeremo a una misura. Vorrei misurare delle resistenze di precisione sia con questo che con un altro per vedere quello che viene fuori. Allora, una cosa che vi volevo far vedere bellina è che c'ha il provadiodi. Se noi mettiamo il componente in questo punto qui e spostiamo questo su Zener, qui appare la scritta Zener praticamente, e quando andiamo a misurare mi dà la tensione di Zener. Questo si legge 4,78 volt, e infatti è uno Zener da 5 volt. Se andiamo a mettere un altro Zener, andiamo a leggere, questo dovrebbe essere uno Zener da 24 volt, infatti 24,33 volt. E sì che fa anche, diciamo, questa funzione, che onestamente la faceva già anche questo più vecchio, che costa anche un pochino meno. Se io lo metto qui, lo Zener da 24 volt, la dovrebbe, avete visto che ho imparato a dire volt invece che volts, come si dice a Viareggio. Anche questo è uno Zener da 24 volt. Ale, e questo, diciamo, ci siamo. Io ora vi farei vedere una cosina con. Allora, prima di stare a provare. Ah, un'altra cosa con. Abbiate pazienza. Un'altra cosa con i diodi, che lo misurano tutti ovviamente. Questi ve ne faccio vedere uno solo, perché alla fine le misurano tutti. Se andiamo a misurare un diodo normale, che non è uno Zener, questi apparecchiettini qui danno anche la caduta di tensione dello Zener. Scusate, del diodo. Infatti questo qui mi dà 688 millivolt come caduta di tensione, che è tipico. Questo è un N4148, tipico, i famosi 0,7 volt di un diodo di quel genere lì, un diodo al silicio classico. Mentre questo, che è un po' grosso, vediamo se rovino subito la. Ce lo tengo senza pigiarlo. Questo qui è, essendo un diodo Scotti o Scocti, non so come si pronuncia bene, ecco, me la misura come resistenza, si parte bene. Vediamo un po', perché probabilmente tocca male, non lo volevo però stringere troppo. Questo proprio non ne vuole sapere. Proviamo con questo. Ecco, questo me lo misura e mi dà una caduta di tensione di 283 millivolt, che essendo un diodo Scotti, come si pronuncia, accidenti agli americani, è una cosa che ha meno caduta di tensione. Questo ce lo riprovo, però sembrerebbe che me la misura come resistenza. E se io lo metto qui fra catodo e anodo come fosse un diodo Zener, bella, una misura come capacità.
Allora, eccomi qua di nuovo. Questo è un altro diodo, sempre diciamo veloce, però è un pochino più alto come valore, 15 ampere. Eccolo qua. Sono questi. Ora ce lo attacco, anche questo, vediamo se questo lo va a leggere. Nuova misura. Non lo legge. Allora, già abbiamo una defaianza perché se andiamo a leggerlo con quest'altro, che oltretutto costa anche meno, sempre questo, me lo va a leggere. E sicché, diciamo, è già una bella cosa, si fa per dire che non lo va, che non va a leggere il diodo di veloci. Va a finire che questo oggettino qui è più bellino che funzionale. Comunque andiamo a vedere. Ora io vi farei vedere una cosa. Vorrei fare una prova partendo con le resistenze e vediamo quanto sono precisi questi apparecchietti qui. Per le resistenze usiamo questa decade di resistenze. Questa decade di resistenze, se andiamo a vedere qui nell'angolo, vediamo se si legge un pochino meglio, eccolo qua, sono resistenze allo 0,1%, hanno decade di resistenze allo 0,1%. Ora io l'attacco un attimino, qua vedete questi puntali qui, allora vediamo un attimo, eccoli qua, qui ci sono i cavi della resistenza, della decade di resistenze, la sposto un attimino e vediamo se qua si inquadra meglio. Ecco qua, questi sono i cavi, ci ho messo due cavettini qui in cima e li attacchiamo per far vedere il multimetro della Siglent, che è piuttosto nuovo e ben calibrato. Anche gli altri effettivamente sono calibrati perché li ho fatti testare ultimamente. Però allora, la prima cosa che vi voglio far vedere è questa qua. State vedendo lo schermo del multimetro praticamente sul computer e sta segnando 0,1080, 1050, quello che è. Quelli sono i decimi di ohm. Vi faccio vedere un attimino. Eccoci qua. Mi sono messo. Vediamo, è un po' storto, ma siccome non c'ho spazio qui. Allora, questa manopola, questa qui che andrò a ruotare, sono i decimi di ohm, come ho detto. Sicché, se vedete, ora sono su zero. Questo 0,1 ohm è la resistenza fra i cavi, la resistenza probabilmente dei parassita dei commutatori, eccetera eccetera. Sicché questa qui, diciamo, dopo la virgola non lo teniamo conto più di tanto. Se io ora lo porto, aggiungo 0,1 ohm, vedete che questo qui va a 0,2. Se ora sono su 0,3 ohm e segna 0,4. Sicché diciamo abbiamo uno scarto per la tolleranza cavi e compagnia cantante. Abbiamo uno scarto di circa 0,1 ohm. Sicché, sempre per farvi vedere, allora vediamo un attimino: se io imposto 1 ohm, ovviamente qui abbiamo 1,09, praticamente 1,1, che è la parte, diciamo, non so se si vede il mouse, da qui in poi. È la tolleranza dei cavi, diciamo, che esercitano una resistenza che non vogliamo, che quello che conta è questo, che se io lo metto su 5 ohm sarà 5,08, però i 5 ohm sono precisi. Allora facciamo una cosa, io ora lo metto su 15 ohm e saranno 15,080, sempre questa parte qui non la prendiamo in considerazione, però per dire che questa decade è precisa. Ora ho messo altri 100 ohm, infatti siamo a 115 perché abbiamo 100 qui,
10, 1, che è 115, e 0 di qua. Che questi 115 ohm sono, diciamo, questi. Che vuol dire che se con questo apparecchio imposto, per esempio, ora come ora siamo su 10.115, e di qua dovrebbe segnare appunto 10.115, sicché, diciamo, va bene, va più che bene una tolleranza di questo genere qui per fare la prova e vedere se lo strumentini qui, se questi strumentini sono, diciamo, precisi e in che maniera sono precisi. Partiamo con il finirsi proprio, partiamo con lui, con l'imputato. Lo mettiamo qua, ci mettiamo mettiamo i fili praticamente e facciamo un paio di misure e poi la replichiamo con gli altri in maniera che vediamo quale è più preciso. Allora, vediamo un attimino, lo accendiamo, lo mettiamo su 100, su 220 ohm. Gli diamo la via e segna 224 ohm, sicché vuol dire che intanto qui si mangia 4 ohm. Un attimino, vi faccio vedere. Ecco qua. Se vediamo, siamo 220 ohm. 220 ohm, che 220 ohm, e lui invece segnava 224,2, che qui sono 4 ohm che se ne vanno. Facciamo una prova con una resistenza più alta, 1220, e segna 1240. Vediamo un po' se non mi sono sbagliato. Qui abbiamo 1220 e lui segna, si era detto, 1240, e diciamo che non buono, c'è abbastanza tolleranza anche per uno strumentino così. Comunque poi guardiamo gli altri, facciamo un'altra prova, mettiamolo su, che ne so, 10.220 e segna 10.350. Vi faccio vedere la decade, 10.220, e lui segna 10.350, e qui, diciamo, non ci siamo. Proviamo un altro apparecchietto, poi dopo si farà una tabellina, vediamo un attimino come va la cosa. Intanto, come resistenze, mi sembra già bocciato, non misura nemmeno il dio di Scotti, mi sembra bocciato. Allora, qui siamo sempre 10.220 ohm. E questo qui è bello, anche questo, segna 9.929, hanno una precisione estrema proprio. 9.929. Facciamo una prova con l'altro, gli strumenti, questo qui. Vediamo se riesco a metterlo qui. Questo è già meglio, 10.240. Comunque, diciamo, con le resistenze non mi sembra che siano proprio una cosa bellissima. Allora, riproviamo con questo. Mettiamo 2220 ohm, 2227, insomma, diciamo, è già più accettabile. 2220 e lui segna
2227. Riproviamo questo qui, sempre 2220 ohm, 2240. Diciamo, danno i numeri così, un numero lo danno. Mentre se andiamo a prendere il finirsi, vediamo un po' cosa ridisce. Ora, ovviamente, se dobbiamo andare a misurare una resistenza per una riparazione che dovrebbe essere magari da 10.000, questo qui è 2.250, però ripeto, siamo a 2.220 ohm. Dicevo, se andiamo a misurare una resistenza e dovrebbe essere per dire 2.200 ohm e questo strumento segna 5.000 o 10.000 o 4.000, è ovvio che la resistenza non va, oppure se segna il valore infinito. Se invece segna perlomeno un valore prossimo, diciamo che come strumento per fare una riparazione può andare bene lo stesso, ci dà un'idea della resistenza che diciamo dovrebbe essere. Allora, io ora questo qui lo sposto perché mi sembra che abbiamo capito che insomma c'è piuttosto una tolleranza ampia per quanto riguarda le resistenze e torno subito.